Registriamo. Va bene, guardate, non dobbiamo aspettare nessuno. L'argomento di questa sera lo conoscete. Chi ha seguito gli altri incontri sa di che cosa parliamo. Adesso, siccome abbiamo fatto una panoramica dell'enneagramma delle personalità e quindi di Gurdjieff, abbiamo cominciato a studiare l'enneagramma. Questa sera incominciamo gli eneatipi a trattarli in modo un po' dettagliato. Io pensavo di fare tutto questa sera, cioè l'eneatipo e i sottotipi, ma abbiamo visto che sarebbe troppo lunga. Quindi faremo solo l'eneatipo, il numero 5, che è il primo che si fissa, che nasce nella fase preorale e quindi è un tipo particolare. Vi anticipo che questo tipo mi sta un po' sulle scatole perché mi ci trovo dentro completamente mani e piedi, quindi non me l'aspettavo neanche. E vabbè, è quel tipo lì. Vedrete che è interessante il profilo. Comunque, in quel profilo lì ci sono personaggi come Einstein, insomma, non è che è da buttare via, però ha dei limiti perché vedrete che è il pensatore, è il solitario, è, come si dice, il tirchio in senso che non vuole comunicare il suo sapere, capito? Quindi vabbè, adesso mi sembra che leggeva Valentina per prima e allora poi prosegue. Floriella, facciamo una lettura che durerà circa un quarto d'ora e poi se c'è da discutere, discutiamo. Va bene? E quando vuoi, Valentina, puoi iniziare, che io Bene. vado avanti qua. Grazie. Ok. Enneagramma, le personalità. Profilo dell'Enneagramma 5. Con questo incontro incominciamo ad approfondire, scusate, le figure dell'Enneagramma. Abbiamo già imparato molto, ma sappiamo ancora molto poco. I nove tipi si sviluppano da tre centri energetici che, con componenti mescolati, formano i tipi base. Dal punto di vista delle origini, abbiamo visto il periodo di fissazione e di definizione. Nello studio seguiremo l'ordine di fissazione e di definizione. Il primo eneatipo che si forma è E5. Appartiene alla triade intellettuale ed è il primo della triade. Con E4 forma la coppia dell'essere. Le persone con questo tipo di personalità tendono ad essere introverse e timide. Costa loro fatica e provoca loro una certa paura il dover affrontare la vita. Preferiscono essere persone discrete che passano inosservate. Si sentono a proprio agio nel mondo del pensiero. Di solito sono intelligenti e premurosi. Spesso diventano esperti nelle aree che catturano il loro interesse. Molti di loro tendono ad avere un orientamento scientifico, ma possono anche essere attratti da inclinazioni umanistiche o artistiche. Le nove personalità sono determinate dalle ferite della nascita e dell'età infantile. Alla nascita può essere già presente la ferita del rifiuto, che si aggiunge alla separazione dalla figura essenziale della madre durante il parto. È la fase definita preorale, dove si fissa e si definisce il tipo 5. Per questo l'analisi delle diverse personalità inizia con E5. Le personalità possono essere definite come delle maschere che ci aiutano a proteggerci. L'insieme delle maschere genera l'ego dal quale dobbiamo liberarci. Lo possiamo fare attraverso la conoscenza del nostro enneatipo. L'identificazione con il nostro tipo provoca una forte emozione, orgasmo emozionale, una sensazione rivelatrice che invade tutto l'essere.
La ferita infantile dell'Enea tipo 5 è rappresentata dal senso profondo di non sapere, essendo stato educato come uno che non sa, non può sapere e non saprà mai. Non sa e non ha energia, né risorse per lottare con la vita quotidiana. Crede di non avere abilità sociali, relazionali, necessarie alle risposte emozionali suscitate dagli altri. Come conseguenza si isola, si considera ignorante ed impacciato. Desidera rimanere nella grotta, convinto che l'unica possibilità che ha per vivere in forma intelligente sia imparare, conoscere, studiare, investigare. Vuole essere un esperto in tutto. Usa la logica e la ragione. Crede che la migliore strategia di vita sia ridurre al massimo le necessità sociali ed emozionali. L'Enea tipo 5 considera le persone che lo frequentano irrazionali, poco più di animali, mosse da impulsi animali. Queste convinzioni lo portano a dedicarsi all'investigazione. Le caratteristiche che definiscono l'Enea tipo 5 sono: isolamento, dovuto alla convinzione che il mondo sia invadente e asfissiante. Per il tipo 5 tutto sembra pericoloso e che convenga osservare le persone e le circostanze da lontano, senza farsi coinvolgere. La seconda caratteristica è la cultura, l'erudizione. È una sorta di dipendenza. Il 5 è un tipo capace di ricordare dati in modo impressionante. Sembra una biblioteca ambulante. Il suo sapere si limita al concettuale, al razionale, al teorico. Passa alla pratica con difficoltà. L'altra caratteristica è la razionalità elevata, che gli fa trascurare il lato emozionale e lo mantiene sconnesso anche dal proprio corpo. Si aliena perché porta una testa pesante che accumula conoscenze. Non subisce la sofferenza, ma analizza il dolore freddamente, con logica. Le circostanze che non comprende lo paralizzano. Si stupisce e si sorprende di non riuscire a prendere iniziative. L'ultima caratteristica è la timidezza. Il tipo 5 si considera un timido ed introverso. Si sente a disagio nei luoghi affollati, incapace di connettere con le emozioni altrui. L'insicurezza lo porta a non sapere come intavolare una conversazione o relazionarsi con degli sconosciuti. L'Enea tipo 5 può adottare delle strategie che aiutano a superare gli aspetti negativi della personalità dei tipi che appartengono al centro intellettuali. Dovrebbe fissare la sua attenzione sugli aspetti emozionali per connettersi con il cuore, invece di rimanere sempre concentrato sulla testa. Per il tipo 5 è una prospettiva spaventosa, ma deve connettersi con i sentimenti dei quali ha paura ed imparare ad esprimerli. Sono due aspetti che per il tipo 5 rappresentano un doppio lavoro. Dovrebbe passare all'azione. Il tipo 5 sa la teoria, deve passare alla pratica e portare l'enorme quantità di nozioni che conosce al quotidiano. Inutile leggere un libro di ballo se non vai su una pista di ballo a ballare. Leggere la teoria su un'attività pratica può essere pregiudizievole. Devi imparare a relazionarsi e a partecipare. La paura all'attaccamento separa il tipo 5 da tutti e da tutto. Un aspetto relazionale da coltivare è il coinvolgimento di altre persone. Coinvolgere, farsi coinvolgere e sforzarsi di fare parte della comunità. I tipi 5 di solito sono un po' eccentrici. Non sentono il bisogno di conformarsi alla maggioranza. Il problema con i tipi 5
è che mentre si sentono a proprio agio nel regno del pensiero, hanno difficoltà a cercare di affrontare le proprie emozioni, le esigenze di una relazione o il bisogno di trovare un posto per se stessi nel mondo. I tipi 5 tendono ad essere riservati, indipendenti, riluttanti a chiedere aiuto ad altri, che potrebbero essere felici invece di rendersi disponibili. Sono persone che sembrano avere poca connessione emotiva con gli altri, ma sono invece sensibili. Sentono che il mondo è invasivo e hanno difficoltà a difendersi, soprattutto dalle persone. Per compensare la loro sensibilità, possono adottare un atteggiamento di indifferenza o arroganza intellettuale, che ha la sfortunata conseguenza di creare distanza tra loro e gli altri. Quando riescono però a ridurre le barriere, diventano amici devoti e compagni per tutta la vita. Tendono ad essere emotivamente inespressivi, ma provano sentimenti forti nel loro mondo interno. Poche persone sanno cosa sta succedendo sotto la superficie di questa personalità. I tipi 5 hanno bisogno di intimità. Hanno una profonda paura delle intrusioni nella loro vita privata. Temono di essere sopraffatti, sia dalle richieste degli altri che dalla forza delle proprie emozioni. Affrontano questo problema sviluppando uno stile di vita minimalista, in cui vengono fatte poche richieste agli altri in cambio di poche richieste rivolte a loro. Ci sono tipi 5 che possono ottenere risultati migliori di fronte alle richieste della vita, ma quasi sempre mantengono la paura che la vita in qualche modo richieda loro più di quanto possano offrire. Per questo aspetto il tipo 5 viene definito avaro. L'atteggiamento del tipo 5 è la predisposizione ad imparare. La sua motivazione è conoscere, comprendere. La conoscenza per lui è la corazza di protezione dalle minacce ambientali. Quando è in salute, chiedo scusa, può proseguire Floriella? Perché ho un Sì, problemino alla ok. gola. Pochetto. Succede, Valentina? Sei agitata? Sei tipo 5? Probabilmente. Ok. Grazie Floriella. Figurati. Allora, l'atteggiamento del tipo 5 è la predisposizione ad imparare. La sua motivazione è conoscere, comprendere. La conoscenza per lui è la corazza di protezione dalle minacce ambientali. Quando è in salute, il tipo 5, primo, ha un'enorme capacità di lavoro intellettuale, meticoloso e paziente, guarda le cose con grande obiettività e raramente si lascia invadere dai sentimenti. Secondo, ha pochissimi bisogni e si trova a suo agio nel silenzio e nella solitudine. È una persona calma e generosa con le sue conoscenze, purché non gli venga richiesto di emozionarsi o di relazionarsi troppo. In disagio, il tipo 5 perde le sue qualità e la capacità di coinvolgersi emotivamente, di donarsi e di lottare per gli altri. Tende all'enea tipo 8. È dominato da fissazioni e meschinità. Dice il tipo 5: non chiedo nulla affinché nulla mi venga chiesto, me la cavo da solo. Diventa inoltre avido e qualsiasi richiesta dall'estero sembra eccessiva e lui che rifiuta ogni proposta. La sua passione è l'avidità di sapere. L'avidità non è tanto per le cose materiali, anche quelle, ma per la conoscenza e le emozioni. Gli eneatipo 5 sono introversi, tendono a rinunciare all'amore e alle persone. Cercano di compensare aggrappandosi a ciò che possiedono e soprattutto alla propria vita interiore. La sobrietà nella sua espressione e il suo autocontrollo ne sono un esempio.
La fissazione dell'etnia tipo 5 è la meschinità, con la sua connotazione di incapacità inconscia di dare, che esprime nel distanziamento e nell'abbandono delle relazioni. Per l'etnia tipo 5, il mondo interiore è più interessante di quello esterno. Desiderio. Il tipo 5 desidera sentirsi sazio di sapere, sapere tutto. Compensano inconsciamente la povertà di sentimenti con una vita più intellettuale. Il loro desiderio di sapere può essere distorto e degenerare per cercare competenze in una specializzazione inutile. L'Enneatipo 5 agisce per la conoscenza e l'apprendimento. La sua priorità è capire come funziona ciò che gli interessa. La sintesi della personalità dell'Ennea tipo 5 sta nella locuzione "ne so di più", che ripete a se stesso nel confronto di altri intellettuali. Con la sua parte razionale compensa il suo sentimento di vuoto esistenziale. La conoscenza, il sapere, sono molto stimolanti per questa struttura di personalità. L'Enneatipo 5 si propone e si mostra come persona con una conoscenza superiore. Il tipo 5 ha paura del vuoto. La tendenza ad evitare sentimenti, azioni e relazioni provoca un impoverimento dell'esperienza e una sensazione di vuoto. Teme di non trovare mai un posto nel mondo o tra la gente. I tipi 5 hanno paura di essere inutili, incapaci e/o incompetenti. Manipolano ed influenzano gli altri, facendolo sentire incoscienti, impotenti, incapaci, incompetenti e stupidi, come sono loro. Gli eneatipi sono profili del sistema di difesa. Il meccanismo di difesa dell'eneatipo 5 è l'isolamento. Quando gli eneatipi 5 si sentono invasi dagli altri, preferiscono isolarsi e passare inosservati. Sono a proprio agio nel loro ricco mondo interiore. Vediamo adesso le caratteristiche nevrotiche degli eneatipo 5. Orientamento alla conoscenza. Osserva e analizza la vita da lontano, non si lascia coinvolgere, rimane isolato. Poi abbiamo l'autonomia. Sa di dover vivere senza aiuti esterni. Si ribella all'autorità che odia di nascosto. Ambivalenza. È alla ricerca del bilanciamento tra sovrastima e sottostima. Può soffrire di delirio di grandezza alla ricerca dello straordinario. Si vanta del proprio sapere. Attaccamento. Attaccamento al contenuto della mente. Si dedica a riflettere, elaborare, estrarre, comprendere, ma non si dà, non si mostra. Mancanza di generosità. Avaro intellettuale. Abbiamo poi l'insensibilità emotiva, apatia, disconnessione, mancanza di empatia. Non tollera il dolore. Paura del rifiuto. L'Enneatipo 5 è un rifiutato. E qui vediamo appunto la ferita del rifiuto. Abbiamo poi la sensazione di vuoto, dolore esistenziale. Colpa di esistere. Si sente inadeguato, timido, fragile. Infine, non dare. Evita impegni. Ha bisogno di libertà, di sentirsi in possesso della totalità di sé. L'Enneatipo 5 ha gettato la spugna sull'amore. Sostiene: non ho amore da dare né voglio ricevere. È l'altro che deve sapere che sono una perla. Sopravvive con il minimo, ha la mente frammentata, ecco gli affetti, ecco le idee, non mescolano le cose.
pochissimi movimenti del corpo, tanto disagio sociale, qualunque evenienza viene messa dentro di sé, imparano a non aver bisogno, mondo interno ricco, ma non lo condividono. Hanno specialità molto specifiche delle quali sono gelosi. Creano isolamento, non entrano in contatto con l'esterno, passano inosservati, entrano nei luoghi e non ti accorgi nemmeno che sono lì. A volte dicono di vivere in due dimensioni, di sentirsi piatti, senza volume. Da un punto di contatto se ne vanno, non riescono a mantenerlo, si ritirano, hanno poca abilità. Di solito sono magri e portano gli occhiali. Gestiscono le richieste molto male. E tendono a sentirsi invasi. Hanno bisogno di contatto fisico e tenerezza. Hanno molto da dare. È un personaggio vittima di carenze percepite insieme all'Enya tipo 4. Ha molto da offrire in piccoli gruppi o in coppia. Sono molto intellettuali. Tendono a isolare il dolore dalla loro esperienza. Credono di essere molto piccoli e di non avere nulla da dare. Sono avari del loro corpo, della loro compagnia, di quello che sanno, perché non sanno quando dovranno uscire. Potrebbero trascurare la loro igiene, non hanno tempo per se stessi, hanno l'idea di non appartenere a nulla. Hanno un distacco da se stessi. Pensano, se non riesco a contattare me stesso, come posso contattare gli altri? Il lavoro sul corpo è essenziale per loro. Hanno un vulcano dentro. Devono prendersi molto del loro corpo che li collega con il dolore, con l'emozione della parte sana. Virtù da coltivare se sei un Enya tipo 5. Distacco. L'avidità e meschinità, non donarsi, non vedere l'altro. Coltivare il distacco inteso come lasciarsi fluire, mostrarsi nelle relazioni, vedere e ascoltare gli altri, condividere. Distacco è lasciare andare, uscire dall'isolamento e condividere con gli altri, imparare a dare, coltivare compassione e gratitudine. La generosità è osare essere sinceri e aperti. Se sei un Enya tipo 5, riconosci le tue emozioni e i tuoi bisogni. Impara a dare, a chiedere e a ricevere. Non affezionarti tanto a te stesso. Non insistere tanto che le cose siano come credi. Fluisci con ciò che c'è. Non elaborare o interpretare così tanto l'esperienza. Grazie Giovanni. Grazie a voi, bravissime. Grazie a te, grazie a Valentina, speriamo che non stia male. E sei ancora lì, Valentina, che non ti vedo. Ci sono Giovanni, tranquillo, grazie, sono qua. Sto Stai bene bene, ho avuto un momento strano. o no? Ah, tu ti fai prendere dal panico, ma te lo... Vabbè, Eh? fai prendere dal panico, dico tu. È uno di quei momenti che capitano ogni tanto. Sì, ma non ti preoccupare. Ma hai avuto qualche reazione a quello che leggevi o hai altre cose? Ma no, non ho altre cose. Mi viene da pensare a quello che leggo, ma non è che è la prima volta che lo leggo, per cui non lo so. Ah, l'avevi già letto tu? No, me l'ero letto ovviamente per poterlo leggere stasera. Vabbè. Vabbè, va bene, dai. Allora. Stai tranquilla che non succede niente, fai 3-4 respirazioni profonde, vedrai che stai bene. Non ti vedo, ma hai spento la Ho videocamera. tolto un attimo il video, Ah, Giovanni. tranquilla, tranquilla, tranquilla. Ti Perdonami. stavo cercando qua, dico in mezzo ai quadranti qui e dico, boh, dov'è? Ci Non sono, fa ci niente. sono. Allora, la lettura è stata questa qua, l'Enea tipo 5. Chi non conosce tutta la storia di Gurdjieff, penso che per lui sia arabo. Per uno che non ha visto
le parti che abbiamo fatto in questo autunno, perché abbiamo cominciato a parlare di questo argomento a settembre, e tutte le settimane, quindi abbiamo fatto tutta la fase preliminare. Adesso stiamo entrando nei dettagli di ogni eneatipo. C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Nessuno parla, no? Come avete sempre paura di parlare. Va bene, allora se voi non avete niente da dire, siccome ci sono persone che non conoscono questi argomenti, io faccio un rapidissimo riassunto di quello dei componenti dell'Enneagramma. L'Enneagramma è basato sui tre centri cerebrali dell'uomo, è tutto quanto una teoria che è fatta da Gurdjieff, che attraverso i tre centri cerebrali, che sono l'istintivo motorio, l'emozionale e l'intellettuale, ricava tutti gli eneatipi. È curioso sapere che dagli eneatipi, o quantomeno dai profili degli eneatipi, Gurdjieff ha definito l'umanità. L'umanità, secondo Gurdjieff, è fatta di sette tipi di uomini, nominati coi numeri, uomo numero 1, numero 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma dice che la quasi totalità dell'umanità, e parla di quasi del 99% dell'umanità, sono tipi 1, 2, 3. I tipi 1, 2, 3 sono il fachiro è la persona concentrata sul corpo, e lo chiama fachiro per dare una definizione, ma per esempio nel mondo dello sport è il fakiro, il tipo di uomo numero uno, è quello che si dedica allo sport agonistico. Queste persone qui passano tutta la vita a coltivare il corpo e non si curano delle altre cose, cioè degli altri aspetti, l'aspetto emozionale e l'aspetto intellettuale. Questo è il numero uno. Il secondo tipo di uomo è quello che viene chiamato il monaco o il pontefice, sarebbe l'artista, è quello che basa tutta la sua vita sulle emozioni, e perde tutta la vita a occuparsi di questo aspetto. Sono gli artisti, per farla molto breve. E poi c'è il centro intellettuale, dove sono persone che basano, come in questa lettura, tutto sulla loro intellettualità, come numero 5. Allora, gli 1 sono nel centro istintivo motorio, sono il tipo 8, il tipo 9, il tipo 1, l'emozionale è il tipo 2, il tipo 3, il tipo 4. E l'intellettuale è il tipo 5, il tipo 6 e il tipo 7. Da lì, cioè secondo Gurdjieff, gli uomini 1, 2, 3 rimangono tali quali come sono, perché sono una funzione della natura. La natura non vuole che l'umanità si evolva, per cui l'umanità non si è mai evoluta, secondo la cosmologia di Gurdjieff. Per diventare un uomo numero 4, che lo chiama l'uomo astuto, deve fare quello che viene chiamato il percorso della quarta via, perché tutto questo discorso è intorno alla teoria della quarta via, che è stata introdotta e spiegata da Ospensky nei frammenti di insegnamento sconosciuto. Va bene, questo qui è una panoramica che mi sembrava doveroso fare per chi non conosce questi argomenti. E quindi siamo arrivati a fare una panoramica. Sono moltissimi aspetti che interessano, perché ne abbiamo parlato per così tanto tempo, e quindi siamo arrivati a definire per la prima volta un eneatipo in modo dettagliato, abbastanza dettagliato. I 9 eneatipi sono influenzati ognuno dai tre centri iniziali. E da questi derivano 3 per 9 fa 27 sottotipi. Noi li guarderemo tutti. I sottotipi del 5 li faremo mercoledì prossimo, perché non saremmo riusciti a farli questa sera.
Oltretutto, mi auguro che questa sera mi diciate cosa ne pensate e se avete capito, se avete bisogno di qualche spiegazione, perché qui sono argomenti molto difficili, specialmente per chi non ha le basi. Allora, il tipo più perplesso che vedo questa sera è sempre Walter. Walter dice: io ti vedo, Walter. Beh, hai qualcosa da dire, Walter? Ti vedi nel tipo 5 tu o no? No. Sì, 8 caratteristiche su 10 abbastanza, anche perché è iniziato subito con le due ferite che credo di aver ricevuto subito alla nascita, quindi il rifiuto e l'abbandono perché mi hanno buttato nella, come si chiama? Ascoltami, Walter, l'hai guardato il video che ti ho allegato oggi, quello dell'intervista? No, No. perché lì si parla anche della ferita dell'abbandono. Beh, dai, non fa niente. Ma quello delle 5 leggi? Sì, No. quello di oggi, perché Ah. quello che ti ho mandato oggi, perché quello lì mi è stato mandato anche a me stamattina, E ho visto che è venuto fuori una rivoluzione su quell'intervista lì, perché è stata improvvisata, non è stata preparata, e hanno cominciato a scrivermi dalla Russia, come hanno fatto a vederlo, non lo so, da San Pietroburgo. Boh. Vabbè, però, cosa c'è, Floriella? Non hai il microfono? Ho detto bene, molto bene. Ma Fa perché piacere. sinceramente, io quando parlo libero le dico le cose, quando invece ho un copione da seguire, come quando sono le elezioni, non mi trovo a mio agio, io devo dire quello che penso, insomma, e quindi finirli così. Va bene, ok. Nessuno dice niente. Se non possiamo parlare di questo argomento, chiacchieriamo un po' tra di noi. È Non ho... arrivata Francesca, è arrivata in ritardo. Ciao Francesca. Guardate che Francesca, Buonasera. non so se lo posso, Francesca è la figlia di un campione d'Italia di ciclismo. L'ho saputo stamattina. Ah, un grande che ha vinto il campione, è stato campione d'Italia qui a Verona, cioè ha vinto non so che anno, mi sembra stato 84. Nell'81. L'81, eccolo là, brava. Va bene, no, l'ho sottolineato perché nei riquadri che ci sono qua davanti a me c'è cioè, meno un 5, lui è un ciclista, lui è proprio un appassionato di bicicletta. E guarda che lui, suo papà si chiamava Giovanni Battaglini e fanno le biciclette, oltretutto. Sì. Hanno biciclette di qualità, biciclette, va bene, scusami, così, No, no, niente. siccome tu non sei tanto conosciuta e sopra di te nel riquadro c'è Simona Faroni, che lei è in Florida, è una grande imprenditrice, non ha mai tempo di venire nelle nostre riunioni, lei ha fatto con Franca Passeri Laboratorio 221, ma là c'era anche Menoncini e c'era anche chi c'era? Anch'io. Anch'io. C'era Walter, c'era Michele, Sei c'era Anca. Mira, dove sei Mira? Sì, Mira, qua tu sono, sei sempre nascosta. nascosta. Eh sì. Non ti fa mai vedere. Ah, Ani, ho una domanda. c'è Sì. anche Michele Meloni, guarda. Ciao Michele. Ciao Giovanni. Stai Ciao a nascosto. tutti. Ciao Simmo. Ciao Stai Michele. nascosto, stai Ciao nascosto. Walter. Ciao Michele. Ciao. Ciao Ferdi. Ciao, ciao Mira, a tutti. Ciao, Ferdi. Ah, guarda che io sono in Albania, sai? Sì, lo so, a Durazzo. Esatto, ho l'appartamento là. Vada Ah, come va? Dio, adesso sono Ah, in Italia. beato a te. Dai, ti vengo a trovare, ti darò una telefonata e ci vediamo, va bene? Ok, sì. Sì.
Ciao. Bene, chi è che mi Ciao. ha chiesto di parlare? Stata tu, Io Simona. Dimmi, dimmi, Simona. avrei una domanda. Dimmi. Hai cominciato questo incontro dicendo che tu sei uno spiaccicato tipo 5. Io mi Spiaccicato, ritrovo. ho molte caratteristiche. Me le sono viste, magari. Quantomeno lo sono stato perfettamente aderente. Ho cercato di cambiarmi. Benissimo, allora, la mia domanda è questa, siccome io mi ritrovo in moltissime caratteristiche del tipo 5 e ci intrappoliamo da soli nella nostra vita, ci isoliamo, ci Ma che so focalizziamo fa? in tante cose che non, come dici tu, non hanno importanza, perché siamo radicati in queste radici che partono dalla nascita. Come hai fatto o come fai a renderti cosciente di questo e con la coerenza a uscire o a cambiare? Allora, guarda, in questa lettura ci sono anche dei consigli, però bisogna conoscere un po' tutta la storia, eh? Non è così semplice, non è così semplice, perché praticamente noi stasera, in queste riunioni che facciamo, il mercoledì si fa una sintesi e poi si cerca di sviscerare tutte le caratteristiche attraverso le vostre osservazioni, le vostre obiezioni, perché comunque il tipo 5 è il primo che si forma. Abbiamo fatto in una di queste serate le fasi successive delle formazioni degli eneatipi. Mi ha mandato un messaggio Mira. Vabbè. Ti stavo dicendo che bisogna conoscere anche gli altri aspetti, capito? Quindi ci si va un po' alla volta. Allora, ogni eneatipo, ti dico che nella fase iniziale, abbiamo cominciato a fare i tre centri cerebrali, perché si parte dal fatto che l'uomo è definito un tricerebrale con tre centri energetici, ognuno ha cercato di identificarsi in uno di questi centri. È un errore, perché uno dice: ma io sono lì. No, non sei lì, quello lì non è il tuo punto. Tu non devi pensare che staticamente sei lì, devi evolvere da lì. Cioè, per quello lì ti dice solo dove sei, ma da lì ci devi scappare, perché per poter diventare un uomo numero 4, per dire, devi bilanciare gli altri tre. Cioè, per poter scappare dalla tua gabbia, perché sostanzialmente il tuo eneatipo è la tua gabbia, cioè tu sei Certo. fermato lì per una serie di evenienze che durante la vita, che partono dal progetto sentito, cioè da prima della nascita, dal concepimento, dal progetto dei genitori e quello che pensavano loro, e poi che cosa sei? Cioè, la prima ferita è quella del rifiuto, cioè normalmente un tipo 5 è un rifiutato, perché la fissazione avviene prima ancora della nascita, cioè nel periodo chiamato preorale. Nel periodo immediatamente successivo, che è il periodo orale, c'è la ferita dell'abbandono. Hai sentito come si è espresso Walter prima? Davanti l'ha detto: ma io penso di essere così perché sono stato buttato. Pensa te che vocabolo che ha usato. Sono stato buttato, come dire, oltre che rifiutato, sono stato anche buttato via. Capito? Cioè, e allora lì si è fissato il primo eneatipo, che è il 5, il quale eneatipo 5 pensa di poter trovare rifugio solamente nella sua mente, per cui studia, si prepara, indaga, non capisce perché lo fa, però lì è stato determinato così questo eneatipo qui. Nella fase successiva, che è la fase orale, si definisce il tipo 4, che il tipo 4 invece è un tipo emozionale, e no, ed è, qui non so se tu lo sai, ed è un'ala del 5, il 4. È un'ala. L'ala significa che è il tipo immediatamente prima o il tipo immediatamente dopo.
Però è un'ala, ma cambia anche il centro energetico, quindi lui non è più nel centro energetico intellettuale, ma in quello emozionale. Quindi il tipo 4 aggiunge le emozioni al tipo 5. Questo viene messo in evidenza nei sottotipi che faremo andando avanti. Quindi, se tu ti vedi in quello schema lì, non è che ti devi fossilizzare, non ti puoi nemmeno identificare, li devi andartene via. Qui c'è uno schema che vediamo se riesco a metterlo fuori. Tu devi tendere al numero 8, vediamo dov'è questo qua, se riesco a farlo vedere, cioè il profilo del numero 8 che non conosciamo per il momento perché non l'abbiamo fatto. Vediamo se qua. Al numero 8 e al numero 7. Allora, il tipo 4 e il tipo 5 sono nel centro dell'essere, perché l'enneagramma stabilisce se tu sei uno che fa, uno che ha o uno che è, capito? Quindi qui siamo nella zona dell'essere, per questo il tipo 5 si orienta molto nel mondo spirituale. E nel mondo interiore preferisce quello che ha la vita concreta reale e si adatta molto difficilmente alla vita di tutti i giorni, alla vita reale e soprattutto alle leggi. È un ribelle il tipo 5, odia i regolamenti e le leggi, vuole essere libero. Comunque, Simona, io ho perso il filo della tua domanda perché sono No, ma partito. nel perdere il filo della domanda hai dato la risposta. Ti ho dato la Ti risposta, grazie, sono contento. No, ti ringrazio. Bene. Però poi Niente. anche dal passare, vorrei chiedere un'altra cosa, nel passare o nell'evolvere da un tipo verso un altro tipo, ci sono anche dei grossi momenti di sofferenza, no? Perché comunque... Oh, la 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 Sofferenza la la. come la vede l'ego, perdonami. Allora, guarda Simona, la chiave dell'evoluzione è lo sforzo cosciente, Lo viene sforzo spiegato cosciente. dappertutto. Cioè, tu non ottieni niente se non soffri. Nella quarta via, Gurdjieff dice che noi soffriamo troppo poco, per cui non siamo nemmeno stimolati a cambiare. Ma la Dovremmo. sofferenza non è una reazione dell'ego, perché comunque è sempre stare nella dualità Momento, ma e nel giudizio. se la subisci è un conto, ma se la cerchi no. Cioè, se tu dici adesso faccio un sacrificio, mi metto lì, cerco la mia evoluzione, se tu la cerchi non è l'ego, perché il problema è che per evolvere lo devi sconfiggere l'ego, cioè devi arrivare a zero, come stava dicendo. Chi è che parlava prima di zero? Ah, tu parlavi di zero. Per parlare a zero devi sconfiggere l'ego e la presunzione, quindi tu devi dire, va bene, io non so niente, nell'universo non sono nemmeno come un granello di sabbia, non posso avere la presunzione di contare di essere qualcosa o qualcuno. Sono qui per fare le mie esperienze dalle tue esperienze non ti puoi sottrarre, le tue Certo. esperienze le devi vivere, capito? Quindi quello che ti capita. Quando è anche un fatto grave, vedi che quella è la tua sfinge, è il tuo maestro, perché ti dà una lezione, la devi accogliere, percepirla e elaborare il dolore che ti propone questa situazione per poter evolvere, perché sennò, se tu non lo accetti, vai in una situazione di autocommiserazione, di rabbia, di vendetta, dice ma perché le cose succedono a me? C'è da fare quelle cose di cui abbiamo anche parlato nei laboratori, che è l'elaborazione del lutto, perché qualsiasi dolore deve essere elaborato. Ci sono 9 fasi, le abbiamo fatte, non sto qua a ripeterle. Comunque, il problema generale è che gli uomini 1, 2, 3, che siamo tutti noi, non hanno volontà.
a bocca dicono che vogliono fare le cose, ma nel concreto non le fanno perché non accettano quello che viene chiamato lo sforzo cosciente. Lo sforzo cosciente lo devi accettare. Tutto qua. Va bene. Ma, Grazie. dunque, Franca mi ha detto, ma tu come fai? Dico, quando io parlo delle mie cose, io mi immedesimo, cioè mi viene un'energia che non so neanche perché mi arriva. Quando io finisco una riunione il mercoledì oppure un'intervista, non riesco più a dormire tutta la notte, mi viene un'agitazione da matti, non so come mai. Va bene. Evoluzione. Prego, Michele. Ho detto, è l'evoluzione che ti sta mandando avanti. Ma no, perché parlare di queste cose sono anche impegnative, non so se mi capite, non so se riesco a spiegarmi. Altro che se ti spieghi. Tu che tipo sei, Michele? Ma mi ritrovo anch'io in diverse caratteristiche del punto 5. Ah, va bene. Allora facciamo una cosa. Io vi mando a casa un test da fare che potete farvi ognuno. Per vedere a quale tipo tendete. È una pagina dove ci sono i vari tipi. Coi profili di vari tipi tu individui le caratteristiche di ognuno e poi fai la somma di quelli dove ti sei trovato. Perché i tipi non sono puri, non è che uno è un 5 e basta, è un 5 con tendenza al 2, per esempio. Il 2 è il rigido, è una persona rigida che non accetta compromessi o la persona che ha un portamento particolare, le figure si cambiano, oppure tende all'otto, che l'otto sarebbe, come si chiama? L'avido, sarebbe, no, l'avido, come cavolo si dice, il lussurioso. Allora, tu vai lì e ti rispondi da solo a una serie di domande. E poi dice, vieni fuori il tuo profilo. Ma però, quando tu conosci il tuo profilo, non è che ti devi immedesimare, te ne devi scappare da lì, perché per evolvere devi farli tutti. Devi essere un 9, che è il pacificatore, devi essere un 3, che è il manager, devi essere l'1, che è il rigido, capito? Devi essere il 2, che è il generoso, e il 2 è uno che pensa che il mondo possa dare qualsiasi cosa, da tutto a tutti, è l'immagine dell'opulenza. Devi guardare, ma tu devi passare da tutti, perché sono delle cose che ognuno, per il fatto che è stato formato in un certo modo, non le accetta e non le vuole fare. E invece è proprio quello che devi fare. Le cose che ti danno fastidio sono quelle che devi fare. E questi sono gli sforzi coscienti, capito? Magari hai una persona che non sopporti sul lavoro, devi andare là e fargli la corte, nel senso di dire, vedere perché non la sopporti, perché quello è il tuo specchio, devi diventare tu come lui, non puoi pensare che lui diventi come te, capito? Giovanni, è una storia annosa questa, eh. Ma lo so, ma Da però. quando abbiamo fatto il laboratorio che ci sono dentro, però alla fine è spadellata ed elaborata da tutti i punti di vista, sono delle persone che comunque alla fine non hanno la metà degli strumenti di cui si parla qui. Capito? Quindi, cioè, dovresti Infatti, spiegare anche l'Enneagramma è uno strumento per una. conoscere se stessi, Però, ma vedi, nel momento in cui. conoscere se stessi non con lo scopo di sapere chi sei, di sapere come non devi essere, capito? Sì, Cioè. questo lo so, però se ti ritrovi delle persone che comunque alla fine, sempre tornando ai quattro accordi, spettegolano, sono lì che fanno ipotesi a tutto spiano, cioè avere a che fare con tre persone così che alla fine ti occupano la maggior parte della giornata lavorativa, tu capisci bene che capiti ed elaborati, prima di portarli sul come si chiama, sul tuo modo di vedere, sulla tua frequenza, e ce ne passa, se ci riesci. Beh, è logico, la vita non è facile, Eh no. però se tu fai le cose essendo coscienza di quello che stai facendo, puoi fare qualsiasi cosa. Il fatto è che, come dice Gurdjieff, noi non possiamo evolvere perché non abbiamo la volontà. Noi a un certo punto
Sì, andiamo avanti col tran tran, non sappiamo qual è il nostro obiettivo, per cui non abbiamo la possibilità di migliorare così. Ok, va bene. Allora, volevo, te ne devi andare, Simona? Quasi, ancora qua. Mi Ecco, sono non ti alzata perché ero preoccupare, stufa se di devi star andare, seduta. vai. No, no, tranquilla. Ok, tu hai qualcosa da dire? Io? No, ho già Finito. parlato abbastanza. Io. Ok, allora adesso chi è che ha qualcosa da recriminare o da dire, non lo so. Franca, Guardi. tu che sei sempre così attiva. Allora, oggi voglio portare una mia esperienza. Ho avuto a che fare con una persona che proprio mi spiegava che ultimamente gli capitavano tutte situazioni che gli davano fastidio, che non lo comprendevano, eccetera, eccetera. E quindi scappa da tutti. Per non entrare in comunicazione, in interazione, no? Io ho detto bene, ma tu finché scappi, scappi da te stesso. Non Brava. scappi da quella persona, scappi da te, perché le persone che ci danno fastidio, come dicevi tu adesso, sono quelle che ci mettono in risonanza, ci fanno da specchio di quello che noi ancora dobbiamo lavorare. Brava. E questa mi diceva che non era facile. Dico, ma sai, nella vita niente è facile, dobbiamo in qualche modo imporci certe esperienze per poter entrare dentro e scioglierle, no? E andare oltre. Allora, il problema è questo qua. Il fatto è che, guarda, ne è venuto fuori proprio nella, non so per quale l'aveva chiesto questo qua nell'intervista che è uscita oggi. Dico, ma noi abbiamo un problema di fondo che è molto ben evidenziato nelle cinque leggi biologiche della natura, nel fatto che noi abbiamo la nostra parte animale e ci siamo attaccati. E non sappiamo che abbiamo un'anima noi. Oltretutto, la nostra educazione ci porta fuori da qui. Ma cosa dice la terza legge, la legge ontogenetica e filogenetica della natura? Dice che noi, come animali, crediamo di dover cercare tutto fuori. E questo è l'errore di base, questa è una separazione, perché noi siamo stati separati dalla nostra anima, dal nostro aspetto divino, e noi non cerchiamo mai lì, ma le soluzioni sono solo lì. Non è che ci sono altri posti dove puoi trovare le soluzioni. Parlo alle persone ammalate che se ne vanno a cercare la soluzione in ospedale, dai farmaci, dai dottori. No, le soluzioni ce le hai dentro e devi cercare dentro, capito qui? E questo è anche per questi aspetti qui della personalità, insomma. Questo abbiamo visto facendo gli enneagrammi, che sono il tipo 3 e il tipo 6, che loro pensano accumulano, e avere non serve a niente, perché se tu non sei è inutile che hai, capito? Quindi devi essere per poter fare e poi per poter avere coscienza, non altre cose. Devi avere coscienza, le cose materiali non servono assolutamente a niente, cioè non servono a farti star bene, perché le cose materiali fanno parte degli errori di percezione, perché uno che si aggrappa alle cose materiali non ne ha mai abbastanza. Tu hai un televisore, ne vuoi due, tu hai un frigorifero, ne vuoi due, tu hai una casa, ne vuoi la seconda, vuoi quella. Cioè, qualsiasi entità di quello che puoi avere, il verbo avere è la nostra rovina, non ti sazia, non compensa il quarto errore di percezione. Affetto, avere anche affetto. Quindi la capacità di relazionarsi, insomma, questi qua sono gli errori di percezione e noi siamo vincolati a quelli lì. Se riusciamo a svincolarci dagli errori di percezione, riusciamo a evolvere, altrimenti no, altrimenti cerchiamo sempre fuori quello che dobbiamo cercare dentro. Va bene. Floriana, Bravo tu cosa? Gianni. Grazie, Franca.
Hai qualcosa da dire, Fiorella? Sì, mi vedo anch'io nel tipo 5. Adesso aspettiamo di vedere anche le spiegazioni degli altri. Sì, Quindi... vedrai che ogni volta che Ci facciamo un profilo lì dentro vediamo. Ecco. ci trovi qualcosa. Esatto, mi vedo. Allora, mi dà fastidio riconoscere anche un po' le cose negative, no? Magari mi dirai che sono poco obiettiva e quindi dice, ma non mi piace tanto questa visione qua. Mentre le cose positive le vedo un pochettino più volentieri, ecco. Però ho fatto proprio questo ragionamento, siccome è il primo eneatipo che stiamo investigando, può darsi che poi questa cosa succeda anche con tutti gli altri, che uno si veda poi anche nel tipo 2, si veda anche nel tipo 4, quindi Qualcosa diamo tempo al tempo e vediamo un po' che cosa esce fuori. Interessante. succederà. E il test che hai detto che ci mandi, così quantomeno possiamo fare una piccola delineare Sì, vabbè. minimamente. Poi consideriamo che ci sono tutti i sottotipi, quindi sai, Le le varie sfumature poi sono tante. cose che ti sono antipatiche, è tu che ti stai specchiando, è come tu Ma dici. va? No, non so se sono pettinata bene. Ti vai davanti allo specchio e dici: Madonna, questo ciuffo qua. Io a me non succede perché non ce l'ho. Questo ciuffo fuori posto. E allora lì, quando vedi una cosa del tuo aspetto che non ti piace, anche perché i vocaboli sono negativi, no? Perché dice: Se parli di virtù, tutto bene, ma se parli di vizi, non è tutto bene. Perché dice: Guarda te, che rogna che ho qua. Ecco, quindi L'importante è cercare di non pettinare lo specchio. sia brava, appunto, e quando tu ti rivolgi fuori, cerchi di pettinare lo specchio, devi pettinare te. Esatto. Va bene. Ok, ma io sto faticando molto, ma, ma insomma, fin qua ci siamo arrivati. C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Siamo arrivati alle 9:30, praticamente è un'ora che siamo qua. Quindi se sì, possiamo concludere se avete qualcosa da dire. Elena, tu non ti sei neanche mossa stasera. Eh sì, mi trovo tante cose da questo tipo, Ti trovo un trovi po'. anche tu nel tipo 5. Proprio diciamo che 60 percentuali per questo tipo, mi sono trovata. Ce l'abbiamo, ce ne sono tanti di tipo 5, tanti. Vedrai quando facciamo i sottotipi. La settimana prossima facciamo i sottotipi e i sottotipi fanno capo agli istinti. Soprattutto Quindi, mi cerco di isolarmi dal mondo, ecco, questo. d'altra parte sei un intellettuale anche tu, quindi un Sì, intellettuale. e non lascio tutti al mio mondo del pensiero entrare. A chi io mi fido posso lasciarli, no, ma non tutti. È il primo che si forma questo qua perché tu ti affacci alla vita già con dei problemi, capito? Tu nasci e hai già problemi, mentre Ho avuto, tu sai, la mia storia che ho avuto dal grembo della mia madre, e poi dopo, anche dopo, sono stata aiutata. tutti quanti, guarda che qua da noi c'è un proverbio che dice: Se noi tutti andiamo in piazza con la nostra croce per cambiarla, quando abbiamo visto le croci degli altri, ci riportiamo la nostra. Esatto. Vuol dire che per quanto tu abbia potuto soffrire, tu senti le tue sofferenze, ma poi ti accorgi che anche gli altri ce le hanno. Tutti quanti hanno avuto. La vita è tragica per tutti, solo che. C'è gente che si ammala perché la rifiuta, non la devi rifiutare, la devi accettare la vita. Quando ti ammali è perché non accetti quello che ti sta succedendo. Ma ne abbiamo parlato nei moduli, sono le leggi spirituali che dicono che tutto quello che succede è quello che può succedere, non succedono altre cose. Quindi, la prima Bisogna legge dice. accettare tutte le esperienze, perché questo è per l'evoluzione spirituale dell'animo. Guarda che noi quando abbiamo fatto anche, che abbiamo parlato per molto tempo della coscienza, tu quando hai accettato le cose come sono,
Hai perdonato e esprimi gratitudine per quello che hai, sei guarito, non hai più niente. Cioè, passi dal dominio delle forze, che sono le forze del male, allo stato di coscienza. Quando tu hai la coscienza, non hai più problemi. Io ve lo dico sempre, mi sembra di ripetermi, ma questo qua è la questione. Va bene. Qualcuno ha da dire qualcosa? Perché sennò me ne vado a letto. Siamo a posto? Grazie Gianni, Grazie grazie a voi, grazie anche Gabriella. a te. Volevo sentire come sta Valentina. Ci sei, Grazie Valentina? anche a Valentina, non lo so, è sparita. Ci sono, Stata eccomi. emozionata un po', Valentina. Ti sei Forse che vista? ce l'ha anche dagli altri tipi dove ci sono le emozioni. Ciao, Ciao, ciao ciao Simona, ragazzi. grazie di Ciao, essere grazie stata qua. mille, devo Ciao, scappare. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Venici a trovarci Ciao. poi. Ciao. A Ciao, tutti. buona serata. Ciao, 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 ciao. grazie Giovanni. Grazie, Ciao a grazie. tutti. Grazie Gianni. Grazie a voi. Ciao, Ciao buona serata. Valentina, ti è passato? Ciao Michele. Ciao, grazie. Ciao, ciao a te. Ciao, Valentina, ciao. Valentina si è immedesimata così tanto che... Chi lo sa? Può essere, non lo so. Ma davvero Valentina, è vero quello che ha detto Floriella o è... Ma non so che altra spiegazione darmi, perché ti ricordi che mi è già successo con una lettura? Sì. E là avevamo detto, si vede che ho letto qualcosa, ma senza rendermi conto. Non importa, stai tranquilla. No, Vale. mi dispiace, scusate, ho detto, resisto fino alla fine, mi Ma mancavano va, là, hai due visto che... pezzetti, ma non ce l'ho proprio fatta più. Ci mancava una Valentina. frase. Valentina, anche se non ti conosco, dico una roba, perché anche a me capita di dover leggere. È come se subentrasse qualcosa di esterno, quindi è un'interazione, non ti preoccupare. No, no, certo, ma Come? sinceramente io sono Non, non ti conosci, tranquillissima quando leggo. Michele? Non ti conosci con Valentina? No, No, no. la sto conoscendo qua. No. Ah, davvero, non vi siete mai conosciuti? Michele di Parma. No, no. Michele è quello del salame, dice l'anca. Detta così. No, no, nel senso che anche quando, siccome le No, persone... no, 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 è sbagliato. Non è Perché vero. Gianni si inventa tutto lui. Come mi invento? Oh, Me no, l'hai dove... detto tu. però No, ho doveva essere detto buono così. allora. Come l'hai Anca, detto? Sentiamo. No, lui è di Parma e lavora in un grosso centro commerciale, tutto qua. Ma però lui è un indaco, e quindi questo qua è molto interessante. Lo sapete che cos'è un indaco? siamo tutti indaci, quelli che siamo qua dentro. Ecco. Ma voi lo sapete che cos'è un indaco? Lo sai tu, È Valentina? un star seed o no? Uno Un che è uno speciale, che un ha personal vissuto. speciale. Certo, è uno che... Ma siamo tutti speciali, solo che poi chiaramente, in quanto lì, appartenenti al gruppo 5, intellettuali e altro ancora, puntiamo molto sullo spirituale, se si hanno delle aperture, poi c'è anche altro. Ok, Sì, ma... ma lascia Gianni che la spiega più benissimo, perché io non sono chiara. Cosa c'è, Mira? Cos'è che non è chiaro? Che c'è un indaco? Un indaco è un bambino che viene da Marte, per Ah. dirti, no? Che Sì, questo sì, lo so, ma è un è un extraterrestre. extraterrestre, sì. Ma ho pensato che dicevi di più. Ok. No, no, è un extraterrestre che ha delle facoltà. Ha delle facoltà speciali, ha la chiaroveggenza, può prevedere il futuro, Sì. può ascoltare voci. È complicato da spiegare, Mira, ma ne abbiamo parlato, non mi ricordo più dove, ma mi sembra che abbiamo parlato nei laboratori. Nei Sono laboratori. quelli che dovrebbero salvare il mondo, non mi No, sbaglio. no, quelli si fanno gli affari loro. Si fanno gli affari loro e ti guardano dal di sopra perché vedono che tu sei una formica rispetto a loro, tutto qua. Beh, guarda, io ho studiato un tipo argentino, che vedessi che roba. Lui ti parla della vita che c'è sulle Pleiadi come se ti stesse parlando di quello che è successo, non so, nel centro di Padova.
Cioè, ti dice, la sta succedendo questo, vai, insomma, è una roba incredibile. Non so neanche come prenderla questa storia qua. Va bene. Ok, ci vediamo per chi vuole mercoledì prossimo con i sottotipi del 5. Nel Grazie, grazie, frattempo vi manderò il test, se ve lo volete fare, grazie. Sì. l'autotest per vedere a quali tipi siete più vicini. Grazie. Tutti, buona Sì, grazie. e ciao, ciao, grazie. Ciao, Ciao. Ciao a tutti. ciao, ciao. Ciao, ciao, Anca. Ciao. Un Ciao. abbraccio, Anca. Ciao.